guardiamo gli altri. Grazie di essere qui con me oggi. Grazie di fidarti di me per questo tuo appuntamento galante. Oggi pensavo di scegliere con te il vestito, lo smalto, ti trucco. Vedo solo che invece sono perfetti, perché in quello hai un vero talento, quindi mi occuperò di tutto il resto. Mi hai detto che hai già scelto anche le scarpe. Posso vederle? Ah, su quelle che indosso, ok. Ok. Beh, sono molto versatili.
Quindi insomma dipende molto il luogo, dal luogo in cui andrete. È il tipico vestito appunto per un party, tutto pieno di luce, un po' al buio, pieno di luci artificiali e un po' al buio. Tutte queste è un po' rosa, si abbina molto al make-up che ti vorrei fare, e a tutte queste paillette super belle, certo attira l'attenzione, questo è sicuro. Fa anche un suono stupendo, io lo adoro. Secondo è di Sandro Ferrone, ha questa cintura in vita, è bianco avorio, eccolo, è molto aderente, un tubino, ha questa scollatura importante, maniche. Cintura la puoi sostituire con un'altra, ma secondo me sta molto bene questo. Esalta qualsiasi forma del corpo, molto molto aderente. Bisogna avere molta sicurezza in se stessi per indossarlo, ma tu ce l'hai. Anche se dovrebbero poter avere la sicurezza di indossarlo tutti. Purtroppo, ma non tutti ce l'hanno. E quando ho visto questo abito ho pensato subito a te. Per me questo quello che ti sta meglio, però guardiamo anche le altre opzioni. E sì, arriva, è abbastanza lungo, arriva alle ginocchia. Molto elegante. Può essere, tra l'altro, può essere sia da giorno che da sera, dipende come lo si abbina. Ok. No, non sentirai freddo, no, no. Passiamo alla terza. Attillato qui, maniche sempre tre quarti ed è a palloncino, quindi ha questa gonna che si allarga un po' sotto i fianchi, alle tasche. Un vestito con le tasche sempre ha un tocco in più. E la sua caratteristica è che appunto questa gonna a palloncino e poi è molto corto, molto. Io ti ci vedo, però penso che il secondo ti rappresenti di più, però ovviamente la scelta è tua. Comunque, secondo me stai benissimo anche con questo. Ah, e qui poi queste maniche, anche le maniche un pochino palloncino. Ha questa cerniera a vista. Ultima opzione, come ti dicevo, camicia e pantaloni. Allora, la camicia è veramente semplice, abbastanza scollata, leggermente trasparente. La manica è lunga e diciamo che di suo diresti che è più da giorno, però si adatta benissimo anche alla sera. E ho pensato di abbinarla con questi pantaloni a vita altissima. La vita alta, questi sono Sandro Ferrone. E sono proprio a palazzo. Appunto la vita
arriva circa fin qui, quindi proprio quasi sotto al seno, molto molto aderenti. Qui c'è la cerniera. I pantaloni sono, faccio fatica a farteli vedere, sono come vedi molto larghi in fondo, molto lunghi, allungano tantissimo la figura, stanno anche qui benissimo con le tue scarpe, e di cui si vede proprio solo la fine, la punta, e non so, secondo me ti possono donare molto. Non lo so, dimmi te che vestito preferiresti. Ok, sono d'accordissimo. Adesso possiamo passare decisamente al trucco. Ora che abbiamo scelto il vestito, devo dire che sapevo che avresti scelto. Volevo anche farti un trucco che effettivamente ti rappresenti. E avevo pensato a qualcosa di semplice, che non stravolga troppo i lineamenti, che non ti copra troppo. Poi il pezzo forte, pensavo di metterti un eyeliner rosa shocking. Questo perché alla fine il tuo outfit è abbastanza neutro, quindi un tocco di colore ci sta. E poi di solito ti trucchi così, e secondo me il trucco, soprattutto per i primi appuntamenti, bisogna cercare di esprimere se stessi al 100%. Adesso inizierei col make-up, d'accordo? Mi sono portata questa pochette make-up bag, che è bellissima di tutto, di Winnie the Pooh. Questo filo di margherita. Anche la cerniera. Da questo particolare. Anni. Allora.
Invece il prodotto che ti vado a mettere è questo. Bianco che va a uniformarsi con la pelle, quindi ne prendo un po'. E vado a metterlo su tutto il tuo viso. E questo dona semplicemente luminosità. Magari dopo andremo a correggere qualche piccola imperfezione col correttore. Vedere se questo è per caso troppo scuro per te. Sarebbe un fondotinta questo, ma secondo me è per te. Meglio usarlo come cipria. Guardiamo.
Come terra e blush, allora blush. Ho due opzioni. Per essere precisa sugli zigomi vado ad utilizzare questo stick e vado giusto giusto nella linea qui. Come blush ti faccio scegliere la prima opzione. La prima opzione è questa in terracotta. Sì, è un blush cotto, molto leggero, molto luminoso. Rosato. Sarà tutto sui toni del rosa, leggermente più scuro, molto bello. Anche sono molto simili, diciamo che questo dà un effetto molto quasi bagnato, molto da sera devo dire. Questo forse è leggermente ancora più rosato ed è forse più adatto al giorno. Si mescola meglio anche alla terra, sempre in stick, e un po' più bagnato, un po' più riflettente, e dopo secondo me starebbe ancora meglio con l'illuminante che ti voglio mettere dopo. Però dimmi te, questo sia un po' più comunque rosina, gottine rosa. Allora vado a metterti prima questo perché tanto dopo vado a sfumare tutto insieme.
ad usare questo un po' più di precisione e poi sfumo invece con questo. Quindi questo di precisione. E questo per sfumare meglio. Ok. Verso il blush. Okay. Anche dall'altra parte. Si sfumano in 2 secondi, veramente. Incredibile. Ok. Vado un po' più appunto a sfumare, meno preciso. Vai che te lo porti proprio un pochino sul naso. Ok. Benissimo, fammi vedere. Prendere un altro contenitore in cui metterci le parti che non stanno ferme. Wow. Anche questo illuminante, come vedi, se lo so, è un disastro. È super rosa, oro rosa, ecco, molto luminoso, è bellissimo, ne basta. No, non è troppo vicino, quasi sotto gli occhi proprio. Nella parte altissima del lipstick. Me ne metto un po' anche perché è avanzato. Guarda com'è luminoso, è incredibile. Questo non ti ho neanche fatto scegliere perché io avevo già l'illuminante, però questo si vede veramente dallo spazio. Base è fatta. Adesso in realtà per gli occhi, ah no, le sopracciglia, aspetta un attimo. Ho questa matita. Bene. Come le voglio?
di riempire. Io ho preso tre cose. Il primo è il protagonista. Che bello il bec opaco. Questo che potrebbe anche essere, cioè viene usato anche come proprio ombretto su tutta la palpebra, ma io con un pennello per sopracciglia farò l'eyeliner. Per la palpebra invece pensavo utilizzare questa, soprattutto questi due colori. Uno si chiama Praga, l'altro si chiama Boito, spero. E molto bella. Vedi, ha tutti degli ombretti molto luminosi che possono essere usati proprio anche da topper. Mi stavo specchiando i denti per vedere se c'era del rossetto. E io pensavo di rendere glitterato l'eyeliner mettendoci sopra questo colore e poi mettendolo anche un pochino all'interno dell'occhio. Tanto secondo me stanno bene. O sta meglio questo? Adesso vediamo quale ci sta meglio. D'accordo? Lo so, è fighissimo. Ho tutti i pennelli. Allora, questo è un po' lungo, molto morbido. Eccolo qua. Comincio con questo. E vado con il colore Praga.
invece un pennello. Vado a mettere solo in questa zona. Ok. Lo vado a picchiettare. Anche dall'altra parte. Lo vado a sfumo un po' con questo e un po' anche con l'altro pennello. Lo sfumo un po' nella zona in cui l'ho messo con questo. Ancora. Metto un po' anche questo sotto. Dopo riempio un po' vicino alle ciglia e poi faccio una linea di congiunzione, ok? Quindi sì, come se disegnassi un eyeliner. Scusa, così di giro. Adesso l'altro occhio, vedi, è velocissimo. Faccio questa linea, poi riempio sopra le ciglia. Riempio un pochino di più. È meraviglioso. E secondo me riesce bene anche a, sì, esaltare il tuo carattere. Perché ricorda che il make-up è proprio anche una forma di, un modo per esprimersi. Non deve essere per forza un modo solo di valorizzarsi o per sentirsi più belli, ma proprio di esprimersi, di dire il mio carattere è frizzante, oggi mi sento così e questo è il make up che più riesce a rappresentarmi. Mascara.
Chiedo. Allora adesso mi avvicino, ti tiro l'occhio e ti chiedo di guardare in basso, quasi come se dovessi chiudere. Il basso, quando ti metto il mascara qui, perché in questo modo riesco a incurvare ancora di più le ciglia, labbra. Ho preso tantissime opzioni, non si sa mai. Sette liquidi e due rossetti in stick. Partiamo da quelli in stick. Allora, questa probabilmente è la scelta meno probabile, ma te lo propongo lo stesso. Forse è esagerato. Da riapplicare. Questo rosa un pochino caldo, ma anche tendente. Diciamo che è più chiaro comunque delle tue labbra. È tendente un po' al marroncino, ma è comunque in gloss. Si può mettere anche sopra il rossetto liquido. Non ha praticamente colore, è molto bello. Magari possiamo decidere di metterlo al centro.
rossettino proprio rosa. Un bel rosa freddo. Eccolo qua. Secondo me ti può stare bene, però non sta benissimo col gloss. Poi questo invece secondo me sta veramente bene, è un pochino più scuro, è molto simile a quello che indosso io. Esalta molto comunque il make-up, non è, oddio, non è esageratamente marcato. La terza opzione è questo, è un nude. Pescato, molto bello, forse un pochino più da giorno, facciamo questo scuro più il gloss, ok? Se dovrebbe resistere l'intera cena. E un tocco di gloss nel mezzo. Oddio, stai benissimo. Stai veramente, veramente bene. Anche questo ricorda. Allora, adesso scegliamo lo smaltino.
asciuga molto velocemente, è lo 01 Absolute Pure di Essence Shine Last & Go Gel Nail Polish. È uno smalto, ma dovrebbe dare un pochino l'effetto di gel, diciamo, con un po' più di spessore. Dammi. Di cui parlavi sempre. Beh, allora in realtà vi siete sentiti tanto, ok? È quasi un appuntamento al buio. Ah, no, dai. Però perché sei così in agitazione? Ma no, ma vedrai che andrà tutto bene. Ascolta, vieni qui che ti faccio un pochino un massaggio alle spalle, perché non riesco a vederti così, ok? Rilassa le spalle, ok. Dai, su. Fai anche dei respiri profondi. Ti vedo comunque felice. Sono veramente contenta per te. Te lo meriti. Poi guarda, sono contenta anche solo perché siamo passate, siamo riusciti a passare del tempo insieme. Passo all'altra spalla. Riuscita a dedicarti una bella oretta. Lo sai che a me piace da impazzire a fare queste cose, quindi quando vuoi, anche per un massaggio, io ci sono. O se ti può prestare un altro vestito. Ti vedo già meglio. Adesso, ultimo step che volevo fare è scegliere i gioielli. Come
rossetto, il profumo ce l'hai, l'hai messo. Io direi che veramente sei la perfezione. Io ti auguro veramente buona fortuna per questo appuntamento. Spero vada tutto bene, ma se non andrà tutto bene, non ti preoccupare, che sei talmente tanto una splendida persona che sono sicura.